Trenitalia, delle ore 11:22, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Napoli Centrale, è in arrivo al binario 10. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. I livelli executive business sono in testa a 3. Ha un certo effetto, eh? Il treno ha alta velocità 99.73 delle 11:25, proveniente da Gelbabrino e diretto a Napoli Centrale, è in arrivo al piano 9. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. L'ambiente sta in coda al treno. Carrozza delle 11:38 per il video è in partenza dal binario 20. Però carrozza 6. Thank you.
e sono proprio io a darvi il benvenuto a bordo di questo fantastico treno. Ricordiamo tutti quanti le specifiche insieme. 9,9 MW la potenza, il treno più potente mai costruito qui in Italia. 13.500 cavalli per farla breve, 400.000 Nm di coppia, 8 carrozze di cui 4 con 16 motori in totale. C'è un'altra piccola caratteristica che noteremo più avanti che è molto molto interessante. Sarò onesto con voi, essendo capitato nella economy più economy che esista, mi trovo in una delle carrozze motori, quindi tecnicamente un po' più rumorosa del normale, e alla lunga questo piccolo rumore di sottofondo, per quanto la carrozza silenziosa sia, dà un po' fastidio. Due cose, la prima da notare come le traversine si blocchino quando si sincronizzano con il frame rate della fotocamera. Secondo, beh sì, sto riprendendo tutte le accelerazioni del Frecciarossa 1000 di modo da arrivare fino ai 250 all'ora. Per caso vi siete accorti della galleria? No, perché il Frecciarossa 1000 possiede un sistema di contropressione che, beh, bilancia la pressione con l'esterno e non vi fa tappare le orecchie. Ecco di cosa parlavo prima. Non so se sono riuscito a catturare il passaggio tra la linea tradizionale e l'alta velocità, ma finché non vi andremo la velocità resterà sui 180-200 all'ora. È un peccato non avere l'occasione di sperimentare i 300 orari, ma su questa linea così è. La silenziosità di questo treno fa impallidire qualsiasi treno regionale in cui voi tutti abbiate mai viaggiato. La comodità, tuttavia, della economy qui è superata soltanto dalla prima classe di una ALN 663. Su quello non c'è paragone.
Detto questo, siamo ancora sui 160 all'ora, ne manca di tempo. Adesso potrete sentire il sistema di contropressione entrare in funzione. E la cosa che fa più impressione è proprio sentire l'intero treno che si espande e si contrae con la pressione che varia continuamente nelle gallerie. Questa per me è la seconda volta di viaggio su Frecciarossa 1000, la prima è documentata, è del 2019, ma non fu un video dettagliato, e in effetti mi resi conto di questa strana cosa che non mi si tappavano le orecchie, laddove con l'Intercity all'andata fu un mezzo disastro. E siamo a 180. Eccoci, siamo tra i 200 e i 220 all'ora. Tuttavia, secondo me, i pali della catenaria dell'alta velocità sono più distanziati rispetto ai 50 metri di quella tradizionale, in quanto ho rilevato soltanto una velocità di 225 all'ora e mai di 250, quindi secondo me qualcosina c'è. Questa è proprio quella che definisco l'esperienza di un viaggio a lungo range da competizione agli aerei, del resto questo è il suo ruolo. Questo che è un progetto tutto italiano è in costruzione dal 2014 e sono stati prodotti così tanti convogli che sembra che recentemente alcuni vengano spediti in Spagna, a quanto ho visto da dei video su internet, comunque sia prodotti dall'Hitachi italiana. Io c'ero quando a Pistoia c'era ancora l'Ansaldo Breda, peccato. Giusto, dimenticavo, ve ne sarete accorti dal suono, sì, questa era una frenata di emergenza, chissà perché, ora stiamo riaccelerando. Benvenuti a bordo del bagno, è l'unico posto dove posso parlare questo. Beh, che dire, fantastico, c'è poco da dire. Però cavolo, chiusura come Vivaldo, su Frecciarossa 1000, apertura non elettronica. Non ci siamo. Questo è tutto il resto, classico. E ora si torna lì. Assurdo a dire che un jazz ha un'apertura più tecnologicamente avanzata rispetto a quella del bagno del Frecciarossa 1000. Eppure è stato costruito nello stesso identico periodo. Vorreste forse farmi credere che la Super Economy non ha diritto al bagno elettronico? Vabbè, basta con queste cavolate.
Esatto, tristemente siamo già arrivati a Firenze Santa Maria Novella, o meglio quasi arrivati, e con oltre 5 minuti di anticipo, oserei dire, dovevamo arrivare alle 13.11, siamo partiti alle 11.35, quindi un'ora e mezzo da Roma Termini a Firenze Santa Maria Novella, niente male. Ora, per tutti coloro che dicono che il Frecciarossa è un treno costoso, beh, non posso dirvi di no. 30 euro non sono pochi, ma calcolate che io ho fatto Roma-Firenze in appena un'oretta e mezzo, e se dovessi spendere 19 euro per un Intercity ci metterei 2 ore e 35, e se ne spendo 21 per il caro e vecchio regionale veloce ci metterei 3 ore e 35 minuti, quindi fatevi due calcoli se 10 euro in più valgono la pena o meno. Questo senza escludere il fatto che ho viaggiato in super economy e ci sono prezzi molto ma molto più elevati di quello che ho pagato io. Di conseguenza siate bravi con le prenotazioni e viaggiate sempre qui, tanto si sta bene. Sorpresa, stesso allarme di apertura della TR220. E con questo direi che il nostro grande viaggio si può concludere. Abbiamo viaggiato nel treno più costoso mai prodotto in Italia. Beh, direi che ci possiamo vantare di ciò che abbiamo fatto, quindi al prossimo video.